premessa, ho combinato un casino con la facecam, per cui ho deciso di eliminarla. Fatemi sapere nei commenti sotto se volete che continui volutamente senza facecam con la sola voce, oppure preferivate il vecchio formato con la facecam. Altra cosa, perdendo la puntata non potete sapere, se non ve lo dico, che Marzia è diventata mamma del piccolo Alessandro. E il suo compagno è diventato anziano, suo marito. Ultima cosa, ho deciso di concludere l'episodio prima perché stava venendo troppo lungo. Detto questo, vi lascio al gameplay. Allora, siamo in game e dato che, come avrete già sentito, ho perso tutto e non avevate visto il piccolo Alessandro, ve lo mostro adesso che se la dorme beato. E ci vediamo appena la situazione si movimenterà un attimo. Allora, siamo ritornati, sono tutti svegli. La nostra Marzia ha praticamente un desiderio rivolto al marito e tutti gli altri al figlio, quindi vediamo cosa possiamo fare. E vai con il game. Prima le priorità, dopo il gioco. Vasino. Ora io vorrei insegnargli a parlare, sperando che non si piazzino in bagno, però il rischio è molto alto. Ovviamente ci saranno delle velocizzazioni a questi video. Queste clip. E bingo! Dunque, Halloween, si hanno suonato per dolcetto scherzetto, quindi vediamo cosa succede. Ho capito, arrivo. Visto che moglie e figlio mi dormono, un po' di pazienza. Singolare la sirenetta ad Halloween, però. Ecco, si mette anche a fare i compiti. Dolcetto scherzetto. Dolcetto.
Zudoi. Ooh. Trust me. Ancora. Salute. Chica bus. Splenzo. Oh, yes. Ok, noi abbiamo bisogno adesso di una doccia, di mangiare delle cose commestibili. Non credo di avervi detto che ha imparato a parlare. Vi farò sapere se imparerà anche a camminare da solo. Prima del tempo, ovviamente, perché da bambini poi imparano per magia. Riesco ad accendere giusto in tempo per dirvi che siamo stati promossi. Yeah, yeah, aumenterà la grana in questa famiglia che, come regole vogliono, non deve essere subito ricca. Niente, adesso vi faccio vedere un po' di vita perché se no non vedete praticamente nulla. Questo poverino è affamato e stanchissimo, quindi io direi che lo facciamo prima un po' dormire. Marzia finisce di pulire un attimo la pozza e poi mi sa che va a dormire anche lei, adesso vediamo. Anche perché poverino è già avanti con gli anni, se non si prende il primo ora, insomma. Ah, il bambino ha imparato a camminare e a fare la pipì, comunque non so se l'avevo detto, mi sembra di no. E anche la nostra fondatrice è stata promossa. Peccato che c'è sempre una fascia d'orario in cui non c'è nessuno dei due, quindi devo chiamare la babysitter. E sta babysitter mi sveglia sempre il bambino. Benedetta babysitter. Cioè, ma un bambino nella neve, ok. Il compleanno, ragazzi. Ah, è adulta, solo adulta. Pensavo diventasse anziana, meno male. Allora non dobbiamo cambiare nulla. Qui è evidente la differenza di età, ragazzi. Vabbè, l'amore non ha età. No, i capelli! I capelli! Vado a rimetterli i suoi bellissimi capelli. Ci vediamo dopo.